L'emozione non ha voce. Gian e Rita, ciao. I due proprietari, ex proprietari di questo stupendo amico che da oggi farà parte della carovana Storiantes. E da come l'abbiamo visto ce ne siamo innamorati, insomma. La nostra prima casa. È stata lui. Esatto, è stata lui. Il nome ce lo aveva già. Il nome viene dal camper di Steinbeck, Rosinante. Siccome siamo appassionati di letteratura americana, abbiamo deciso di rendere omaggio a Steinbeck e chiamarlo come lui ha chiamato il suo camper con cui ha girato l'America nei primi anni 60. E, diciamo, abbiamo voluto mantenere la sua filosofia, insomma. Camper con furore, quindi. Rosinante è il nome spagnolo del cavallo di Don Chisciotte, che in italiano si dice Ronzinante. Ecco. Rosinante, cavallo bianco. 70 cavalli. 75. 75 cavalli. Quasi come le carrozze dei gitani trainati da... Sì, il concetto è quello. È una roulotte da zingari. Quindi seguiteci e vi porteremo in giro per l'Europa con lui, anche fuori, non si sa, vediamo. Ciao ragazzi, buon viaggio. Siamo su Rosinante, il nostro primo percorso di qualche ora per arrivare a casa. Leo, sei emozionato? Primi 200 metri su Rosinante, slowly, siga, si parte ma non si sa quando si arriva. Capitano, cosa dice? Che l'impatto con questo mezzo è veramente d'altri tempi. Tutti corrono, tutti ti superano, tutti vanno e tu sei in questa specie di navicella spaziale, ma soprattutto temporale, e cammini a un'andatura diversa anche di testa, guardi i ruderi delle case, le montagne, lontananza, e hai anche tempo di vedere. Grazie. Rosinante. Abbiamo soltanto 75 cavalli, scusate, non ne abbiamo solo uno, ma 75. Thank you.
Ciao, 24 settembre, 14:25 si parte. Si parte alla volta dell'Albania per cominciare. Così andiamo a trovare gli amici italiani che vivono a Valona, Tirana, eccetera. In compagnia di Rosinante, il nuovo compagno di viaggio di Story Hunters. Semaforo è verde. Allora, via!